Ma non sono capace. Ma questi non sono capaci. Ma cosa pensano la Juve? Ma devi fare entertainment. Questi si vede, devono arrivare gli americani e spiegargli come si fa. Questi non sono capaci. Cos'è, come si chiama? Exor? Gli Agnelli, questi qua. Ma non sono capaci. Vogliono vincere tutto loro, tutto loro, tutto loro. Gli avversari ancora un po' non li fanno neanche tirare in porta. E l'entertainment? E come fai poi a vincere la Coppa del Bilancio, a vendere i biglietti? Ma non si fa così! Prendi un allenatore che fa giocare a calcio e già lì non hai capito niente. Tra l'altro, gli prendi un allenatore che fa giocare a calcio e gli fai pure il mercato! Cioè, gli hanno fatto anche il mercato! Quanti soldi spesi? Mamma, quanti soldi spesi! Ma secondo te si fa così? Ma si fa così? Ma questi non sono capaci! Cioè. Ha messo due, gioca con lo stesso modulo del Milan, lo stesso nostro, 4-2-3-1. Cosa mette lì? Nei due? Due mediani. Ma gli incursori devi mettere! Ma tu prendi un incursore e lo adatti mediano. Se no come fanno gli avversari a trovare spazio? Come fanno a farti i contropiedi? Come fai a prendere gol? Infatti 3-0. 3-0. E gli avversari non li fai tirare mai? Vuoi tirare solo tu? Non è? Così la gente si annoia. Non li vendi i biglietti così. Magari vuoi anche vincere il campionato. No, non si fa così. Non si fa. Ho detto, vediamo, dai, vediamo se sono capaci. Niente. Ho visto là, in alto a sinistra, ho visto uno nero alto con le treccine. Ho detto, bah, forse qualcosa hanno capito. Ma va! Cosa faceva quello là? Ho visto, ha fatto gol. Vabbè, un gol. Va bene. Tornava! Cioè, tornava! Quello aiutava la squadra, tornava! Ma poi gli altri cosa fanno? E gli altri non giocano? Vuoi giocare solo tu? Vuoi giocare solo tu? Tornava, cioè era lì che tornava! Cioè, ha fatto gol e tornava anche! Poi ero là, ho detto, vabbè, tra primo e secondo tempo mi avrà fatto un pezzo rap, una canzoncina, qualcosa. Non sa cantare, non sa manco cantare! Ma cosa l'avete preso a fare? L'avete preso, non sa neanche cantare. Ma io veramente, cioè, veramente non capisco tutto questo equilibrio. Dall'altra parte, UEA, dopo Cambiaso, che segna pure. Ma lì devi mettere gente che non torna, gente che fa spettacolo. Come fai se no a giocare a calcio? Ma vabbè, questi qua non sono mica capaci. Ma, infatti, è venuto da me. È venuto da me per questo c'è un direttore sportivo. Non si sa a cosa serve il direttore sportivo. Hanno preso. Il direttore sportivo, vabbè, vogliono fare gli esagerati. Ma prendi uno, no? Prendi un ex giocatore, che ne so, Del Piero, lo metti lì e non lo fai parlare mai, no? No, Del Piero già capisce troppo. Prendi uno che non capisce niente, non so, e lo metti là e gli fai fare un po' qualcosa. No, hanno il direttore sportivo, questo qua. Pure anni e anni di direttore sportivo. Arriva da me sto qua, questo, il professorone, quello che sa lavorare. Vieni da me. Vuole Kalulu? Gli dico va bene, ti do Kalulu. Cosa fa sto scemo? Mi voleva dare i soldi! A me mi voleva dare i soldi! A me! Ma io ho detto ma te lo do gratis! Ma mi vuoi dare i soldi? Ma no, ma io te lo do in prestito! In prestito e poi vediamo l'anno prossimo se vuoi me li dai! I soldi mi voleva dare! Ma per chi mi hai preso? Oh, ma per chi mi hai preso? E poi cosa fa i suoi giovani? Lui li vende. Li usa. Li ha venduti! Li ha venduti, cioè li puoi dare gratis. C'è sta formula bellissima che tu li dai gratis al 50% sulla futura rivendita. Così è anche un po' azzardo, cioè devi anche un po' divertirti nel calcio, no? Non è che puoi fare tutte le cose come vanno fatte, ti devi anche un po' divertire. Li puoi dare gratis, questo cosa fa? Li vende. Li vende, cioè ti rendi conto che li vende? Li vende e poi va a comprare i giocatori quei da 60 milioni. Con Mainz, Gonzalez, e oggi non li ha ancora messi. Tu pensa quando li mette, cioè gli avversari non giocano, giocano solo loro. Vuoi giocare solo tu? Il campionato non si diverte nessuno qua. Ti vuoi divertire solo te? Ah, dillo, ti vuoi divertire solo te? E il campionato si abbassa di livello. Perché non si fa così? Questi non sono capaci. Non sono capaci. Non si fa così. Non si vincono i bilanci così. Quell'altro del Como, quell'altro. Si è fatto male il giocatore e sta lì. Ma
Lo cambio, non lo cambio, lo cambio, non lo cambio. Oh, ma fai i cambi. Fai ca Io ho preso l'allenatore che fa sei cambi. Sei li fa. Fosse campione del mondo, fa sei cambi. Tu stai lì a pensare un cambio, lo faccio. Ma falle sei, no? È troppo. Scusa, per cosa viene ricordato Fonseca? Dimmelo tu. Dimmelo. Perché ha fatto sei cambi. Unico nella storia del mondo. Tu c'hai l'allenatore che fa sei cambi, no? No. Facile fare l'allenatore che alza le Champions. Quanti allenatori ci sono che hanno alzato le Champions? 30? 40? Quanti sono gli allenatori che hanno alzato le Champions? Dimmelo. Non lo so. Sono tanti, no? Quanti ci sono che hanno fatto sei cambi? Solo il migliore del mondo. Devi avere unicità, se no l'entertainment non ce l'hai. Non ce l'hai tu l'entertainment. Infatti, quello là l'ho visto nelle amichevoli. Giocavamo a calcio, metteva i giovani, tipo liberali. Quello... Oh, gli ho detto io. Sono subito andato là e gli ho detto, oh, ma che c'è la prima di campionato col Torino? Mi metti Salemaker terzino sinistro. E Loftus-Cheek lo metti mediano. Non ti permettere di mettere un mediano, eh? Non ti permettere di chiudere gli spazi agli avversari, eh? Devono giocare anche lì a sinistra, no? Cioè, no, non lo mettere, Teo, che tanto quello non lo rinnovo. Gli diamo la colpa, non lo rinnoviamo. Quello vuole un sacco di soldi. Vuole... Ma tu sei matto. Anche Meniau vuole un sacco di soldi. No, 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 non glieli diamo, non glieli diamo. Lasciamoli a scadenza, così sarà colpa loro. Neanche li vendiamo, perché se li vendiamo poi ci stanno addosso. Ma poi ci danno pure i soldi. Se li vendiamo, ci danno pure i soldi. E che ce ne facciamo? Siamo pieni? Cosa ce ne facciamo? Altri soldi ci vogliono dare. Poi magari se te li danno, che quelli pensano, se te li danno, tu li devi anche spendere. Ma noi ce li facciamo dare dai tifosi i soldi? Cioè, mi faccio dare i soldi perché vendi i giocatori? Ma va, ma io metto le poltroncine a 3.000 euro e sono a posto. Cioè, adesso vendi i giocatori per farmi avere i soldi. Per cosa poi? Per fare poi mercato, che devo star lì, cercare, fare. Ma no, ma no. Ma ragazzi. Comunque, sta Juve, male male, eh. Male entertainment, non ci siamo. Giocano a calcio, vincono 3-0. Gli mancano ancora i top player da mettere dentro. Non lo so, vedete voi, eh. Vedete voi cosa volete fare, eh. Io mi tengo il mio cardinale. Che cardinale è l'uomo della vita mia, perché lui ha capito tutto quello che bisogna fare. Tutto ha capito. Tutto, 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 tutto. E invece quella Juve, con Giuntoli, col presidente Elkan, quello che è, gli Agnelli, non hanno capito niente. Niente. Io ve l'ho detto, eh. Poi non dite che io non ve l'ho detto. Io ho detto, questi non hanno capito niente. Ci vediamo domani. Ciao, ciao.